12 punti raggranellati nelle ultime 5 gare e il ragguardevole bottino raccolto da un Casalbordino letteralmente stravolto. Bella copia di quella squadra sbiadita, ammirata, si fa per dire, nella prima parte della stagione. E se da queste parti accennare alla salvezza poteva risultare quasi blasfemo, parlandone soltanto pochi mesi fa, adesso è una concreta possibilità considerando il discreto numero di punti concessi ancora dal calendario. E la sfida odierna col Ponte Vomano può rappresentare una ghiotta opportunità per alimentare la fiamma della speranza. I gialloneri stazionano in una posizione di relativa tranquillità e teoricamente potrebbero avere meno motivazioni rispetto ai giallorossi del patron Santoro, ma guai a sottovalutare l'avversario che deve ancora raggiungere la quota salvezza. L'avvio della sfida è piuttosto soporifero, con i giallorossi di casa più sornioni del solito e quasi mai pericolosi dalle parti di Gava, impegnato per la prima volta alle soglie del quarto d'ora quando deve distendersi per dirottare al lato il destro in controbalzo di Della Penna da limite d'area. Il Ponte Vomano replica al 25esimo con Di Stefano, che aggancia uno spiovente da fermo dalla mediana e prova a piazzare la sfera in buca d'angolo. Lì va molto meglio al 38esimo quando sorprende Thor con un tocco da rapace d'area, ma la rete va condivisa in parti uguali con Touré e Faenza, propiziatore il primo e rifinitore il secondo dell'apprezzabile azione corale che manda avanti gli ospiti. Ma si tratta di una gioia effimera e di breve durata, visto che Regner va a ristabilire l'iniziale risultato di parità a ridosso dell'intervallo con un micidiale piazzato che buca la barriera di disturbo predisposta dai suoi compagni di squadra e manda in visibilio la tifoseria di fede giallorossa. Al riavvio dei giochi, i ragazzi del patron Santoro scendono in campo con meno assilli, ma con la consapevolezza di avere tutti i mezzi necessari per portare a casa il bottino pieno. Si parte con le proteste della squadra giallorossa, che invoca il penalty in seguito alla trattenuta di Gian Giacomo ai danni di Regner, ma il signor Battistini di Lanciano lascia proseguire il gioco. I padroni di casa rimangono in zona d'attacco e, dopo aver provato a pungere con Della Penna, completano la rimonta con lo scatenato Regner al bis personale con un destro in area che manda la sfera nell'angolo alla sinistra di Gava, sfruttando l'invitante spiovente dalla destra di Della Penna. Il Ponte Vomano non reagisce, almeno nell'immediato. I padroni di casa provano a chiudere i conti con Iannone, innescato dal solito Della Penna, che prova una fiondata dal vertice d'area con Gava che fa buona guardia. La gara si avvia alle battute conclusive e il Casalbordino sente ormai in cassaforte il risultato, ma al 37esimo la leggerezza difensiva e il fraintendimento che coinvolge Thor e Campanella costringe quest'ultimo a commettere un mani in area per evitare il tocco dell'appostato Polisena. L'incredibile leggerezza del difensore giallorosso induce l'arbitro ad estrarre il rosso nei suoi confronti, oltre ad assegnare il calcio di rigore al Ponte Vomano. Ma dal dischetto lo stesso Polisena, propiziatore del penalty, spedisce clamorosamente sulla trasversale e i locali gioiscono per lo scampato pericolo. Nervosismo alle stelle, comprensibilmente, sulla sponda teramana, con un dirigente invitato ad allontanarsi dopo il cartellino rosso sventolato dall'arbitro e utilizzato da quest'ultimo anche a ridosso del triplice fischio, quando lo sventola anche nei confronti del neoentrato Falasca. Gioia grande sulle tribune del Nicola Galante per una salvezza che diventa concreta realtà col passare delle giornate. Walter Piccioni, il tecnico del Ponte Vomano, ovviamente a fine gara non può essere sicuramente soddisfatto del risultato, ma della prestazione invece? Ma io, dopo 7 risultati utili consecutivi e alla prima sconfitta per la prima volta, voglio dire che oggi più che mai sono convinto che questo gruppo si possa salvare direttamente senza fare i play-out. Credo che abbiamo perso con il Casalbordino con una punizione e un errore individuale, abbiamo preso 2 tiri in porta, avevo visto le altre partite del Casalbordino dove aveva creato 5-6 palle gol, credo che il mio portiere non ha mai parato. Siamo venuti con 11 giocatori contati, con tantissime assenze, io un gruppo fantastico di uomini veri. Ripeto, dopo la sconfitta di oggi ho ancora più la convinzione che questa squadra ce la può fare. Il Casalbordino invece ce la può fare? Il Casalbordino sicuramente è una squadra rivoluzionata rispetto a quella dell'andata, giocatori di grandissima qualità. Oggi rispetto alle altre volte non è stata brillante, però nel calcio conta anche un pizzico di fortuna, oggi l'hanno avuta. L'allenatore loro è uno in gamba, uno che ha giocato con me, quindi sono amareggiato io ma contento per lui.